per aumentare la propria credibilità, reputazione e autorevolezza sui canali digitali, ciò che è necessario fare è di smettere di avere questo brutto vizio di riempire le nostre promozioni, le nostre pagine web, gruppi Facebook di contenuti, perché ci hanno detto che dobbiamo riempire di contenuti queste cose, il blog, continuamente, e quello che ci mettiamo dentro, dopo che è passata la prima settimana o due, comincia a calare di spessore, a non avere più consistenza, perché non stiamo facendo qualcosa che viene dal cuore, dalla passione, come fanno i veri artigiani di una volta. Scadiamo in questo usare il marketing, la comunicazione, quello che sentiamo dire, nel metodo che va usato per essere credibili, apprezzati. Ma non funziona così. Perché io possa ritenere una persona autorevole, sai che cosa guardo? Guardo a quanto questa persona va oltre ciò che è dovuto. Nel presentarmi i tuoi prodotti, i tuoi servizi, le informazioni che riguardano il settore nel quale operi, tu mi dai soltanto un contentino, una caramellina come mi danno al lounge dell'Alitalia mentre aspetto un aereo, o mi stendi dei tappeti rossi, accendi dei candelabri, vengono dei camerieri ad ascoltare con attenzione ciò che io voglio fare? È nell'andare oltre il dovuto, nel dare un servizio a 7 stelle, nell'aprire le orecchie come se avessi un elefante, perché questo i clienti lo vedono e lo apprezzano subito. Lo sai perché? Perché non lo fa nessuno. Andare oltre il dovuto.